Buongiorno, nuovo vlog, ma come leggete dal titolo? Sì, allora sono un po' malata, ho la tosse e il raffreddore e dato che non mi piace come ho la tosse, che è un po' diciamo fastidiosa, ho deciso di provare a fare il tampone, quello rapido. Spero che funziona con questo, se no poi andrò in farmacia e farò il tampone, quello molecolare. Per adesso voglio provare a fare quello rapido, per cui lo facciamo insieme e vi faccio vedere come funziona, così almeno per chi lo vuole fare poi. Io ho preso questo qua. Boh, sembra facile. Proviamo e vediamo. Dato che... Allora, io incrocio le dita, spero che sono negativa perché devo andare a lavorare. E, per cui diciamo che sono un po' ansiosa. Spero che il test sia appunto negativo perché sono agitata e dato che sono un po' a malluccia, diciamo. Che non sto tanto bene, non ho diciamo tanti sintomi, ho solo appunto solo tosse e raffreddore, solo quello. Però detto questo, prima che il video dura l'eternità, andiamo a farlo insieme e vediamo se funziona e in più vediamo se sono negativa. Incrociamo le dita. Dentro troviamo questo. Per metterlo nel naso, dentro nel naso, fatto così. Poi questo che è il sacchettino, quando poi abbiamo finito di usarlo, lo mettiamo qua dentro. Per cui dentro la scatola troviamo questi. Poi questo che è il kit per il test, che adesso lo apriamo. Le istruzioni che adesso leggiamo e per finire questo che non so come si dice con il liquido, c'è dentro il liquido, scusate la luce ma è buio e ho acceso la luce ma non si vede diciamo bene, per cui c'è questo qua. Questa è l'istruzione che leggi tu. Vabbè, leggi tu. Questo è il liquido e questo è quello che ho messo dentro. Apriamo questo. Sembra il test di gravidanza. Fatto così, questo non è niente. Ok, allora serve la scatola perché qua dietro c'è un buco dove in teoria va inserito questo, giusto? Ma questo qui, No, l'altro. così, come fai a bucarlo? Ma dopo lo metto. No, cioè, io ho letto, ho visto così su YouTube in un video. Però se non leggi le istruzioni io non posso capire come... Poi non serve, dopo ti serve questo. Vabbè, basta che mi dici cosa devo fare. Allora, questo lo apriamo. Sto morendo. Allora, apriamo questo. Poi... Questo in teoria va messo 2 cm dentro e va girato 5 volte da una parte e 5 volte dall'altra, da quello che ho capito. Invece dentro il buchino qua ci va messa dentro in quel coso liquido. Questo l'ho inserito così. Va messo non tanto dentro, io non so, A 2 cm. e girarlo 5 volte.
Quattro volte. Da uno o dall'altro? Quattro volte. Porco. Va male. E allora? Sì, voglio vedere dopo lui, se non piangi. È giusto. Devi infilarlo dentro. E poi lo devo girare. Mamma mia, mi viene da piangere. Basta. Questo ho messo dentro. Ok. Lo giuro, mi viene da piangere. Puoi rimetterlo. Quei 3-4 gocce. L'hai chiuso bene? Sì. 3-4 gocce. Sì. Cosa ci prego, fai che non sono positivo. Dio. C'era scritto di non appoggiare questo da nessuna parte, tu che appoggiate da tutte le parti. 15-20 minuti devi aspettare. Ma è già, è già viola. 15 fa niente. Andiamo a fazzoletta, sabbia. Sono anche un sonno. Gesù. Qua non ci sono. Allora, qua mi segna C. C'è una lineetta. Negativo. Solo C negativo. CT negativo. Per cui sono negativa. Perché se c'è una lineetta con scritto C... Ma in teoria bastano anche meno di 15 minuti. 15 minuti, certo. Adesso proviamo con lui. A vedere. Tanto ci sono sempre le stesse cose. Adesso che sappiamo come funziona. Ricapitoliamo. Questo va dentro nel buchino, si apre questo. Con questo si apre. Questo non si apre quello. Aprire. Poi. Ma questo aprilo così e c'è già. È facile. Devi sederti. Adesso fai la stessa cosa come ho fatto io. Mettere il tampone nel naso, girarlo per 5 volte. Come prima da apre? Una parte, poi da un'altra, da qua. Devi strappare. Questo lo fa. Metterlo nel naso, ecco. Per 2 centimetri dentro in fondo. Farlo 5 volte da una parte, vedi che fa male. Cinque volte da una parte, 5 volte dall'altra, girandolo. Adesso come lo apri? Adesso lo metti dentro e lo giri. Sì, ma devi continuare a girare. Basta. E poi lo chiudi. Lo chiudi e poi mettendo qua 4 gocce. Devo schiacciare. Sì. No. 4. Ne ho messo 4 gocce. Eh.
Adesso vediamo se sei positivo o negativo. Però è facilissimo da fare. Torio dovresti essere negativo perché non siamo stati a contatto con nessuno. E specialmente nessuno c'ha il Covid, per cui... Allora, c'è scritto di aspettare 15 minuti, però secondo me anche due... un minuto, due minuti ti dice già il risultato. Però è facile da fare, in poco tempo, ci mettete pochi minuti. Comunque segna la C. Negativo. Per cui è negativo. Se invece è la lineetta è sulla due. T. No, tutte e due, C e T. Ah, deve essere in tutte e due le lineette. Ovviamente siete positivi. Direi che è andata. Possiamo essere tranquilli, è solo un'influenza. Dov'è il mio? Questo è il mio e questo è il suo. Però guarda, comunque tutti e due negativi. Ok, avete visto come si fa il test per il tampone rapido? E niente, volevo farvi vedere questo, in più volevo vedere se ero positivo o negativo. Per fortuna sono negativa. Abbiamo fatto due test, è semplicissimo da fare e se avete dubbi scrivetemelo qui sotto nei commenti che poi vi rispondo in privato se per caso non avete capito. Detto questo, dato che questo vlog, per modo di dire, è dedicato solo al test, io ovviamente adesso chiudo qua il video, spero che vi sia stato utile. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguitemi su Instagram. Vi aspetto anche sul mio canale, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e se per voi è stato utile e un commentino qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!